Questo libro è nato durante le vacanze di Natale dalla scuola, qui al caffè del corso, esattamente in questo tavolino che io chiamo il mio ufficio. Ero circondata ogni giorno da tantissime persone che venivano qui a prendere il tè, cappuccini, latte macchiati e soprattutto si scambiavano regali di Natale, perché in questo periodo molte persone di Terni vengono qua al caffè del corso a scambiarsi i regali, a scartare i regali oppure a impacchettarli, e era un periodo molto bello, tanti baci, tanti abbracci, tutti vicini vicini, e io in quel momento stavo prendendo un tè con dei pasticcini. Avevo penna, quaderno, computer e ho pensato: adesso sono circondata da tantissimi fili colorati e si stanno generando tanti fili colorati e voglio fare un elenco. Allora ho scritto: un filo colorato è un bacio inaspettato, un filo colorato è un abbraccio di un bambino, un filo colorato è il profumo di una tisana buona. Scrivi, 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 sono venute fuori 98 pagine, cioè 98 scritte, fili colorati, quindi filo colorato è una cosa, una persona, una situazione bella, e mi sono ritrovata con questa cosa in mano e ho pensato di trasformarla in un libro, e facendo un'introduzione di tutta la storia dei fili colorati che tu gentilmente mi hai permesso sempre di far sapere, grazie. E quindi c'è una breve introduzione in questo libro e poi ci stanno delle pagine dove il lettore può leggere un filo colorato suggerito da me e può scrivere di conseguenza il suo diario. Quindi questo è tutto il discorso. Questo libro doveva essere pubblicato nel mese di marzo, perché ho incontrato l'editore Fabio Lanfiudibaldi di Morfem Editrice, questa casa editrice di Terni, pochi giorni prima del lockdown, quindi avevamo preso accordi, anzi lo ringrazio per avermi dato questa opportunità, e poi è successo quello che tutti sappiamo, e questo libro mi ha fatto compagnia durante il lockdown. È stato un coinquilino molto molto prezioso, silenzioso ma prezioso, perché mi ha aiutato a riflettere sulle cose belle della mia vita. Poi, finito questo lockdown, ho rivisto Fabio e mi ha dato l'ok per la pubblicazione, e ho avuto l'idea di farlo in formato quaderno per due motivi: primo, perché come primo lavoro faccio l'insegnante; seconda cosa, perché è bello ritornare un po' ai tempi del diario, quindi quando si scriveva rispettando le righe, e poi per creare qualcosa di originale. Quindi questo libro è nato qua al caffè del corso, dove sono nati anche altri libri, e qui ho organizzato già un incontro di presentazione, e la prossima settimana, il 9 luglio alle 19, ci sarà un altro incontro, Ci raccontiamo solo cose belle, dove i partecipanti potranno condividere con gli altri una cosa bella, una bella notizia, una notizia di un negozio dove è bene fare spesa perché ha dei prodotti di qualità, perché i commessi sono gentili, parlare di un ristorante, parlare di un luogo da visitare, in modo tale da creare un circolo virtuoso di benessere. Quindi questi incontri gratuiti vengono fatti per aiutare le persone a socializzare, a trovare un po' di leggerezza dopo tutto questo momento di pesantezza. Quindi è incredibile, c'è stata questa coincidenza del post lockdown, quindi un periodo dove tutti vogliono, sai, come quando vai al mare, arrivi al mare e fai: oh, che bello, sono arrivata al mare, respiro aria pulita, aria fresca. Quindi respirare un po' di aria fresca e leggera. Leggerezza però non superficialità, ma leggerezza, diciamo, un modo per cercare di affrontare anche i giorni dell'estate, che sono molto caldi, con uno spirito diverso. Quindi questo libro vuole essere un'occasione per riflettere sulle cose belle, un'occasione per fare incontrare le persone, poi vuole dare l'opportunità a chi ha voglia di scrivere qualche cosa, di scrivere un libro e magari proporlo a Morfem Editrice. Quindi, seguendo la linea che do io, si possono creare storie, si può creare una storia e magari proporla a Morfem Editrice per una pubblicazione. E poi che cosa può succedere? Nel momento in cui una persona acquista questo libro, lo può acquistare da me oppure tramite
il sito di Morfema Editrice, è autorizzata a mettere un post sulla pagina Facebook "Ci raccontiamo solo cose belle?" con il punto interrogativo, o su Instagram hashtag "Ci raccontiamo solo cose belle" e parlare bene di qualcuno, di un negozio, di un ristorante, di una gelateria, in modo tale da aiutare anche commercianti che hanno subito, diciamo, una tempesta molto forte a ritrovare la forza, l'entusiasmo per andare avanti, non come prima, meglio di prima. E questo è il mio in bocca al lupo con "Ci raccontiamo solo cose belle".